Vorrei dedicarle una favoletta d'amore, non personale, non con i personaggi che lei ha citato prima o con le persone, alcune delle quali, delle persone sono personaggi, e così questa favoletta d'amore, perché alle favole i bambini non ci credono più, anche visto i risultati che ne sono venuti fuori. Però i grandi invece non credono nella realtà e allora si buttano nelle favole. Vi permetterò adesso questa bella favola d'amore di cui io farò le parole e il fumetto è tutto realizzato da Zavorra! Ed eccoti la bella favoletta d'amore, tanzione, tanzione. Osvaldo, Arturo e Filippo sono tre grandi amici. Maria, Geltrude e Adele sono tre grandi amiche. Osvaldo e Maria si innamorano. Arturo e Geltrude si innamorano. Filippo e Adele si innamorano. Osvaldo si innamora di Adele. Ammazza! Adele si disinnamora di Filippo. E si innamora di Osvaldo. Eccola! Geltrude si innamora di Osvaldo. Osvaldo si disinnamora di Adele. E si innamora di Geltrude. Filippo si disinnamora di Adele. No! E si innamora di Geltrude. Geltrude ha Osvaldo, Arturo, Filippo. Adele si suicida. Geltrude si disinnamora di Osvaldo. E si rinnamora di Arturo. Ma Arturo non sa di Geltrude con Osvaldo e di Geltrude con Filippo. Maria lo sa. E glielo dice. Arturo uccide Osvaldo. Filippo uccide Arturo. Filippo si rinnamora di Geltrude. Ma Maria uccide Geltrude. A Filippo Maria non piace. No. Maria uccide Filippo. Pur io? Maria rimane sola. La colpa è di Maria. Sul volto c'è comparsa quella ruga, la ruga della prima vanità. Sentivi questo vento a raccontare le tue prime barricate. Sette figli o poco più, e mentre viaggiava sul treno fermava quel tempo. E colpa è di Maria.
piove.